Francesco Totti e Ilaria Blasi presto in TV insieme su Mediaset. È un'estate lavorativa molto calda e ricca di impegni per Ilaria Blasi. Quest'ultima imperserà, infatti, per tutta la bella stagione nella programmazione di CANALE 5, dapprima affiancando Nicola Savino e Belen Rodriguez a Balalaika, lo show sui mondiali di Russia 2018 di seconda serata, e, da giovedì, con il Wind Summer Festival. La kermesse, tornata sotto la gestione di Maria De Filippi e della sua squadra di lavoro, sarà quindi guidata dall'ex letterina, ereditando pertanto la conduzione da Alessia Marcuzzi, insieme a Daniele Battaglia, speaker di Radio 105, e Rudy Zerbi. Tutto ciò prima di riaffacciarsi, a settembre, negli studi di Cinecittà per la terza edizione del Grande Fratello V, che la vedrà nuovamente in studio con Alfonso Signorini. Ma per la bionda showgirl non è tutto. Difatti la presentatrice delle Iene, secondo un'indiscrezione del settimanale Chi in uscita domani, potrebbe molto presto prendere parte anche ad un nuovo progetto televisivo per Mediaset, cui la vedrà protagonista con un volto a lei molto familiare. Francesco Totti. I due starebbero per siglare un accordo che li vorrà protagonisti di una sitcom con forte richiamo a Casa Vianello, un cult dell'azienda di Cologno Monzese. Ilaria Blasi e Francesco Totti in una sitcom Mediaset insieme? Benché il paragone con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello possa risultare eccessivo, Mediaset vuole comunque approfittare della popolarità e acclamazione di cui gode la coppia Ilaria Blasi e Francesco Totti per la realizzazione di una sitcom su di loro. Chissà se questo progetto riuscirà ad andare in porto, e se l'azienda di Cologno Monzese lancerà questo show già alla presentazione dei palinsesti del prossimo autunno. Fatto sta che, come già detto, tra gli impegni estivi e quelli della prossima stagione, la Blasi sta diventando sempre più un volto centrale per il biscione. Infatti, anche se l'esperienza di Balalaika procede con qualche polemica e a stento, Ilaria può vantare il suo approdo alla kermesse di CANALE 5 Windows Summer Festival, dove condurrà ben 4 puntate da Piazza del Popolo a Roma, già registrate, e eleggerà con Daniele Battaglia e Rudy Zerbi la hit dell'estate a settembre, sempre sulla Miraglia Mediaset, da Piazza Duomo a Milano. Chiuso il capitolo con l'evento musicale di Maria De Filippi, la moglie di Francesco Totti tornerà a condurre la nuova edizione del Grande Fratello VIP e le Iene, appuntamento ormai irrinunciabile del prime time di ITALIA1. Si aggiungerà anche la sitcom con il pupone alla lista degli impegni di Ilaria.